piacete. In piedi. Cosa fai, capoclasse? Devi imparare a farti ubbidire. Vai a sederti al tuo posto. No, 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 state seduti, seduti. Il dottore mi aveva consigliato di rimanere a casa un altro giorno, ma non ce l'ho fatta a rimanere lontano ancora dalla scuola. Preferisco rimandare a domani le interrogazioni sugli argomenti del trimestre. Oggi faremo un compito di matematica in classe. Però prima qui ho i vostri componimenti sulla visita del re. De Rossi, vieni avanti e leggi il tuo che, come al solito, è il migliore. Leggi. Componimento. Il nostro re. Svolgimento. Una cosa gli darei se egli me lo domandasse. Il mio sangue. Perché morire per la patria è il più grande premio che si possa ricevere in vita. Così ha esclamato il padre di un mio compagno, Coretti, dopo che il re gli ha stretto la mano. Aveva gli occhi lucidi il signore. Ah! Franti, perché ridi? Ti ho visto, sei stato tu. Franti! Fuori! Perché? Non sono stato io. Ti ho detto fuori. No. Ho detto fuori! No! Franti, forza, via. Vieni qui. Quando ti dico fuori, ho detto fuori, fuori, fuori! Fuori, fuori! No! Fuori! No, non voglio andare fuori! Fuori! Non scappare, sai, ti ho detto no. Fuori! Vieni no. Via, vieni! Bidello! Bidello! Porti questo mascalzone dal direttore! Subito, signor maestro, subito! Dopo 30 anni di scuola. Senza aver mai alzato una mano su un alunno. Signor maestro, non si affligga. Noi le vogliamo bene. Grazie. Di qua, di qua, di qua. Avanti, avanti, su. Su, mettetevi. Avanti. Ecco, una fila di qua e una di là. Di là. Questa parte. Così. Ecco. Avanti, senza spingere. Senza spingere. Bambini che amici. I più grandi aiutino i più piccoli. Tutti seduti ai vostri posti, capito? Dov'è? Senza capricci. Ah, brava. Qui. Qui. Ah, ecco, signora. Ce l'hai, bavaglini. E tu? Ecco qua. Opla. Bravi. Bravi. No, cos'è questo? Lo dai, va? Thank you.
E tu che ci fai qui? Sono venuta a portarle il tema perché era per lei. Grazie. È un pensiero veramente carino. Sì. Grazie. Italia, patria mia, nobile e cara terra, dove mio padre e mia madre nacquero e saranno sepolti, dove io spero di vivere e di morire. Bella Italia, grande e gloriosa da molti secoli, unita e libera da pochi anni, che spargesti tanta luce ed intelletti divini sul mondo. Signor maestro, e... mi faccio la grazia, faccio riammettere il mio ragazzo a scuola e togliti quel cappello! Signor maestro, lei è tanto, tanto buono, signor maestro, troppo buono, signor maestro, lei ha tutte le ragioni. Sono sicura che mio figlio ha meritato di essere sospeso, sono sicura che ha meritato tutto perché è proprio un cattivo. Ma cercate di capirmi, non sono qui per accusare nessuno di essere stato cattivo, sono qui a cercare una grazia, signor maestro. Sono 3 giorni che mio figlio è a casa e fino adesso sono riuscita a tenerlo nascosto, ma non ci riesco più, signor maestro. E se Dio ne guardi, il padre viene a scoprire la cosa, mi ammazza. E ammazza anche lui, signor maestro. Ci ammazza tutti e due, signor maestro. No, non faccia così, la prego, ragazzi. Signor direttore, mi faccia la grazia. Signor direttore. La prego, signora, venga. Venga. Perboni. Andiamo signor nel mio direttore, figlio. Per piacere, abbia compassione di me. Per piacere. È mio figliolo. Io gli voglio bene. Spero di vederlo cambiato prima di morire. Mi ha promesso che sarà buono. Per piacere, me lo riprenda ancora una volta perché non succeda una disgrazia in famiglia. E lei, signor maestro, non lo faccia per così. Pietà di una povera donna. Farò del mio meglio. Perboni! Sì, vengo. Un attimo, signora. Devi essere buono, figlio mio. Devi essere buono, devi essere. Ringrazia questo sant'uomo. Mi ha supplicato finché te li ammettessi. L'ho fatto solo per tua madre. Signor direttore, ha fatto un'opera di carità. Vedrà che non avrà da pentirsi. Da adesso in poi sarà buono. Grazie, signor maestro. No, prego, non è il caso. Lo vedi come sono buoni? Hanno avuto compassione di tua madre. Adesso, mi raccomando, fai il buono. Abbiate pazienza tutti. Grazie. Grazie. Ritornate in classe voi. Andiamo. Franti, tu uccidi tua madre. Posso andare? Vai al tuo posto.